obiettivo più o meno è avere più forme di assistenza, dando in modo da un lato ovviamente alla famiglia, alla persona di scegliere, dall'altro però anche dando a ogni persona quella che è la forma di assistenza che è un po' più adatta alla sua situazione. Le residenze per anziani sono una delle eccellenze in provincia di Bolzano quando si parla di assistenza alla terza età. Sociale Oggi cercherà di dare risposte alle domande più frequenti da parte di coloro che si apprestano ad entrare in una casa di riposo oppure da parte dei loro familiari. L'obiettivo è quello di chiarire i dubbi ed indicare le soluzioni migliori. Iniziamo dalle pratiche di ammissione. Chi vuole fare domanda d'ingresso in una residenza per anziani, quali e quanti distinti moduli deve compilare? Non ci sono moduli distinti per fare domanda nelle case di riposo in Alto Adige. Il modulo per fare la domanda per essere ammesso è stato unificato e vale per tutte le case di riposo. Questo è molto pratico, così una persona, una volta compilato il modulo, può farsi anche le fotocopie e consegnarle alle singole case di riposo di sua scelta. L'unica cosa che resta è che bisogna fare domanda a ogni casa di riposo dove si ha interesse di essere accolti, però il modulo è unificato, è un unico. Spesso gli anziani sono affezionati e profondamente legati al proprio comune di residenza, ma non è detto che le strutture presenti soddisfino le singole esigenze. Il comune di residenza non è importante per far domanda di ammissione. Ogni cittadino ha il diritto di presentare la domanda in ogni casa di riposo a propria scelta. Siccome i comuni pagano una certa quota per i propri abitanti, può essere che in un altro comune si abbia qualche punteggio in graduatoria in meno, ma comunque ognuno ha il diritto di presentare la domanda e essere inseriti nella lista d'attesa. Uno dei timori più frequenti è quello di vedersi rifiutata la domanda di ammissione nella struttura scelta. Ecco quali sono i vostri diritti. Non è lecito che una casa di riposo rifiuti la richiesta di una persona soltanto perché non ci sono posti liberi o perché un richiedente ha un maggior fabbisogno di cura. La casa di riposo deve accogliere la domanda e inserire la persona in una lista d'attesa. Inoltre, la persona competente della casa di riposo deve informare il richiedente sulla posizione in graduatoria e sul proprio punteggio ricevuto. Se una domanda viene rifiutata, la persona può fare segnalazione presso l'ufficio provinciale per anziani e distretti sociali. Questo è importante, così il nostro ufficio può indagare e mettere a posto la situazione. Inoltre, se il richiedente è in possesso di una risposta per iscritto, può fare ricorso gratuito presso la sezione ricorsi della ripartizione politiche sociali. Le strutture per anziani sono impegnate in continui processi di miglioramento in tema di servizi offerti e qualità delle prestazioni garantite. Le novità più importanti ce le spiega la direttrice dell'Ufficio Anziani e Distretti Sociali. Col 2016 si va avanti col nuovo sistema di finanziamento, dove sono previsti dei nuovi nuclei. Nuclei per persone che hanno più bisogno assistenziale o di cura. E pertanto le singole case possono fare adesso domanda per avere domani un nucleo così speciale, che vengono finanziate anche di più, così che possono le case pagarsi quel personale in più che ne hanno bisogno. Si sa che prevenire è meglio che curare anche quando si parla di pratiche per la missione. È sempre meglio fare la domanda per l'inquadramento al più presto possibile, ma non è essenziale per presentare la domanda presso la casa di riposo. Se non ci fosse l'inquadramento, l'equipe della casa di riposo assegnerà un punteggio tra 0 e 30 punti per la graduatoria. I criteri per i punteggi sono stati armonizzati per tutte le residenze per anziani. La persona responsabile della struttura deve informare il richiedente sul punteggio ottenuto e sulla posizione attuale in graduatoria. Siccome le posizioni in graduatoria possono anche variare, uno comunque può anche chiedere da mese in mese su quale posizione si trova e così sapere meglio la sua possibilità di entrare in casa di riposo.
Non c'è nessun obbligo di fare la domanda per l'agevolazione tariffaria da parte della persona richiedente. Naturalmente è consigliabile farla al più presto possibile, perché così ognuno conosce anche la quota della retta a proprio carico, che naturalmente ha anche la validità soltanto dopo aver fatto la domanda. Ma prima di fare la domanda la persona non è costretta a fare la domanda, la può fare se vuole presso il suo distretto sociale di competenza. L'ospite della casa di riposo è tenuto a pagare la tariffa base e poi è previsto un integramento con l'assegno di cura o l'assegno di accompagnamento. Presso il distretto sociale di competenza si può fare domanda per il calcolo della partecipazione tariffaria in base al proprio reddito. In ogni caso alla persona restano almeno 210 euro mensili. La prima casa o l'appartamento non viene considerato come patrimonio. Spesso delle persone si rivolgono al nostro ufficio che hanno dei timori e hanno delle domande. Per esempio, tanti sono ansiosi perché pensano che con una pensione modesta non possono entrare in casa di riposo e hanno delle domande come per esempio: ma se ho la prima casa, questa devo venderla? Ma se la mia pensione è troppo piccola, ce la faccio a pagare la retta? O i miei fratelli e le mie sorelle devono compartecipare alla retta? Se uno è nullatenente, integra il comune di residenza la quota base per la casa di riposo. Perciò nessuno deve avere il temore che, non avendo abbastanza soldi, non può entrare in casa di riposo. Ci occupiamo adesso di donazioni. Se la persona che entra in casa di riposo dona il suo patrimonio, chi paga la tariffa mensile alla struttura? C'è l'eccezione che se una persona negli ultimi 10 anni ha fatto una donazione considerevole, chi ha ricevuto questa donazione naturalmente deve pagare una certa quota della retta della persona che si trova in casa di riposo. È bene sfatare il falso mito della migliore qualità dei servizi erogati dalle strutture private. La provincia vigila su tutte le realtà presenti sul territorio senza distinzioni. Spesso le persone ci chiedono se il standard di qualità nelle case di riposo private sia migliore o se abbiano una dotazione migliore. Lo standard di qualità delle case di riposo in Alto Adige è uguale per tutte, è uno standard molto buono. Il nostro ufficio controlla questo standard di qualità regolarmente. Ogni residenza per anziani rende trasparente la gamma di servizi offerti attraverso un documento pubblico a disposizione dell'utenza e dei familiari. Per informarsi, il cittadino può richiedere alla casa di riposo di proprio interesse di fornirgli la cosiddetta carta del servizio, ossia un prospetto informativo dove vengono descritte tutte le prestazioni, tutti i servizi che vengono offerti dalla casa stessa. In questo modo il cittadino può conoscere più nel dettaglio cosa viene offerto in quella casa di riposo e può conoscere le caratteristiche dei vari servizi. Siamo in chiusura del nostro approfondimento dedicato alle strutture per anziani in provincia di Bolzano. Tutte le informazioni sono a vostra disposizione sul sito internet all'indirizzo www.provincia.bz.it/politiche-sociali.